una del libricino prima dei 88 la devo fare per forza. Che tra Harry Potter e Berserk ne sto a fare uno ogni mese e mezzo, due, non si può fare. Via subito con la puntata 12, che comincia con Light che parla al telefono col padre Ciro, che gli chiede di partecipare alle indagini su Kira. Tu indaghi su Kira, papà? Sì, già t'avevo detto un po' di puntate fa. Ah, m'ero scordato, pensa te. Non lo so, mi sembra pericolosino. Lo capisco, dico a Elle che non t'ha senti. Accetto, ciao. Pronto? Di a Elle che se vuole riperda tennis quando gli pare. Light, come ben sapete, è fortunato. Senti, ma gente, io. E mentre stava pensando a come entrare nella task force, oh, la task force entra dentro di lui. No, taglia, è uscita malissimo questa. Vabbè, così può indagare sul falso Kira e cioccarlo prima di loro. Ryuk intanto se magna le mele. San san, se sta taglia del resto se ne sbatte i coglion. Ciao L, carissimo. Dobbiamo proprio toccarci per salutasse. E che cazzo. Per favore qui chiamami la Flor. La Flor? È creolo. Ryuzaki. Oh, trova pace con sti nomi farsi. Lo sto a fare per un motivo che quando c'è il flashback te dico. Va bene. Vieni con me che te faccio vedere tutto quello che sappiamo. Ma che cazzo sapete? Di conoscenza ho sete. Bravo. Non puoi prendere appunti però. C'ho memoria arvedica, ma che ne sai. Vabbè. 3, 2, 1, ma che è una pro. Via! Flashbackino del piano di L. Perché questo non fa una domanda se non conosce già la risposta. Citte. No, perché L vuole testare Light un'altra volta. Quizzone del muori all over again. Vuole fargli vedere tutta la documentazione, ma senza dirgli l'ipotesi del secondo Kira. Ma in infamità! Vediamo se ci arriva. Secondo me è bravo e ci arriverà da solo. Soprattutto perché è lui, Kira. Eh? Poi glielo dimo se non ci arriva. Ah! Sì, ma tu pensi che esista questo secondo Kira, freebooter? Solo per quella roba del gossip che ha ammazzato gente un po' così? Eh no! Anche per le impronte, che già t'ho fatto vedere che si vedono nel fumetto. Sì, ma quelle mo arrivano dopo, non valgono. E allora perché questo secondo Kira è più forte di quello originale? Gli basta solo un volto per uccidere. E gli serve solo che io appaia in TV per seccarmi. È talmente stupido che mica chiede pure il nome, almeno per cercare di nasconde per fatto che sia più forte. Anche se non gli serve, no? Per far vago. No, è proprio deficiente. Ma non può essere lo stesso Kira che ha incrementato i poteri? No, perché avrebbe cominciato a uccidere pure i criminali di cui si conosce solo il volto. Ma sono ancora tutti vivi. Fidatevi, esiste un secondo Kira. O scemo Kira. Il primo Kira è più bravo. Facci i complimenti a suo figlio. Ok, grazie. Perché? Perché se anche lui deduce l'esistenza di un secondo Kira, le possibilità che lui sia il primo Kira si riducono del forse ho pensato male di lui porello per 100. Ma come? Ma scusa, se esiste un secondo Kira, allora potrebbe benissimo essere lui il primo Kira, come sempre pensato, e il secondo un altro. Visto che già sospetti da lui, mo ce ne so di più, proprio statisticamente te lo dico, le probabilità aumentano, no? Magari uno dei due è lui. Ma che sto accusando mio figlio? E invece no, perché Kira Original me vuole morto a tutti i costi. E se continua così, fra 3 giorni succederà. Anche se lo trovo un modo per fonte sto scemo. Ma almeno pure il nome glielo per svagare. Che cazzo, vabbè. Se tuo figlio fosse Kira, non avrebbe interesse a tirar fuori l'ipotesi del secondo Kira, ma avrebbe interesse a farsi i cazzi sua e a far vago. Quindi, se tu fio far vago... Capito? Sì! Ma comunque, anche non lo dicesse del secondo Kira, i miei sospetti sarebbero sempre intorno al vabbè, magari ci ha pensato per 100. E glielo direi io del secondo Kira. Anche se sarei un po' deluso dal fatto che non ci sia arrivato. L'ho sopravvalutato. Oppure mo le fotte far vago. Non ho sentito, scusa. Harry Potter è proprio un bravo mago. Che cazzo è Harry Potter? Ma che la gente muore per gli Avada Kedavra? Avrebbe senso, infartano tutti senza apparente motivo. Tornava al presente, regà. Tornava al presente. Dove, piccola precisazione, quello che te volevo di prima, siccome Light è stato invitato al quartier generale, Watari non si farà più vedere. Vedi che parla solo da PC ora? Ecco perché un altro nome. E vuole che anche gli altri usino il nome falso. Sospetti di mio figlio così tanto? Che esagerazione! Iginio Watari non lo rischio. Ci ho perso l'ind. Mi serve l'industria dolciaria, pannavati. E soprattutto se casomai dovessimo morire tutti, tranne tuo figlio, Watari sarebbe il super testimone. E farebbe 1+1. Va va, non gli fanno manco vedere la W. Lui si pensa che pure quell'altro usa il nome di L. Pensate. Che bella sta serie. Dicevamo, Light
con una giacca che non metterà mai più, guarda tutta la roba che già sappiamo, e rosica, come tutti quelli che fanno le battute originali, i memini, e se le trovano in pagine di altri a fai like, come fossero loro, pure editate de merda, rifatte male. Ma a parte questo, è preoccupato, perché tutti guardano più lui che il video. Regà, ci sono le prove, il video è importante, ma non mi sto a perdere una sillaba. Te preoccupa, è più un podcast, c'è solo una scritta, nego, dobbiamo vedere, tranquillo. Allora decide di fare il vago. Fra 3 giorni è le schiatta, dai. Ma che è una prova? Allora che ne pensi? Tacci, su, è una prova! Ci stavo per cascà! Sì, L, sì, c'è un secondo Kira! Te lo dico, sì, contento? Sì, quanto sei bravo! Stavo a giocare così allora, può far sincero. Non è niente contro di me, stronzo. Light, ma che cosa stai dicendo? Ma veramente dici, ma veramente fai? Ciro, calmo, era questo il piano, già lo sapevi, che cazzo te stupisci? È il mio re del Giappone, tu figlio, ma che vuoi che ci arriva? Era un test d'ammissionelle che hai superato brillantemente. Superato, so cose che so, non è il vero Kira, perché io sono il dio. Infatti Light ha sgamato sia il secondo Kira, sia che ha pure più poteri del primo. Ma che però è deficiente. È vero? Bravo figliolo, il mio orgoglio. È lo stesso ragionamento che ha fatto L, Ryuga, Ryuzaki, Ryuga, L, Zaki. Anzi, ci ha messo di meno te, monotta L, Ergama, scusa. Ti devo anche ringraziare, perché questi mica ci credevano, Mo che ha detto pure te, rafforza la teoria mia. Vero? Ora ci crediamo. Accolliamoci a sto secondo Kira, daje! Bastardo! Siccome questo Kira è fanfracico di quello original, prepareremo un video risposta da mandare in TV. I dissing degli youtuber e youtomber before it was a cool, va. Però fatto meglio, Non sta pecionata. È così, così che brilla, come me. Ah. Come chi? Ra! Ah! Il super bait, signori e signore! Dove gli diremo di sta buono a ammazzare la gente a caso? E vorrei che fossi tu, Light, a interpretare la parte di Kira. Vorrei che ti immedesimassi in lui. Non dovrebbe essere difficile per te. Mua? Il protagonista? Sì, te faccio fa l'attore. Sei qui, nella mia camera d'albergo, per il provino. Eccola! Weinstein! Weinstein! No, no! Voglio che prepari tu il testo! Per vedere se ti tradisci e scrivi qualcosetta che magari solo il vero Kira dovrebbe sapere! Sì, ma mica son mazzuto! So benissimo che questo era il tuo scopo principale dall'inizio, Norquissone! Ma soprattutto perché mi sono arrivate le voci! Tutti non fanno altro che dire quanto tu sia! Bello, intelligente, affascinante, simpatico, modesto, famiglia perfetta, fortuna, detto sesta, amore, non è talento, simpatico, sicuro di sé, elegante, poliedrico, obiettivo, atlantico, comprensivo e persuasivo! Benvenuto in famiglia, persuasivo! Ho come l'impressione che se sarai tu a scrivere sto testo, il secondo Kira te crederà, perché tu sei il primo Kira. Perché? C'è uno stile che si ammira. Ah, vedo che sei informato. Allora lo faccio. Light scrive sto testo ed L, mantidelle, lo approva. Bravo, bravissimo! Sembra proprio scritto da Kira. Anche la parte ammazza L, te prego, scritta 7 volte per tutto il testo, sparso in grassetto, maiuscolo. Beh, Kira vorrebbe, Cancelliamola però. No, mica potremmo farlo, non sarebbe credibile. Sei il nemico principale. Sì, ma io così moro. E allora però non si può lavorare, Io sono un artista. Ma la vita è tutta a compromesso. Ci ha provato. Che cazzo. Annunciazione. Dall'erba alta è sbucato un altro Kira. Siccome se ne sbattemo de cose come palinsesti e spazi pubblicitari, vo famo vedere. Tiè. Sì, lo so, l'ho già fatto con Harry Potter, Istituto Lumos, sì, ma pure qua ci sta bene, dai. Istituto Luce, Light, Light, Luce, e che cazzo. Oh, parte il filmato. Oggi il nostro supremo dio Kira, il bello, l'intelligente, l'affascinante, ha svolto il suo divino dovere, epurando la società dalla sozzura con mirabolante efficienza, basta. Misa? Che sì, ci avete ragione, lo so pure io. Si chiama Misa Amane. Ma bravi che mai avete detto, non ci avevo pensato. Ma come ho fatto a dire che si chiama Misa Amane? Infatti quando ho letto nei commenti, cazzo, sono coglione. Come Nicolas Cage, che mica si chiama Nicolas Cage. Si chiama Nicolas Kim Coppola. Quello è il nome d'arte. Non lo sapevi, Sì, sì, è il nipote del regista, Mi raccomando. Misa è il nome d'arte. E perché Misa? The name's so nice, you say it twice. È davanti alla TV e guarda il filmato. Ma ora 2 domande se le farà. E che la polizia crede così un altro Kira e approva sto filmato? No, ma la polizia dice che sono morti 8 carcerati a distanza di 10 minuti l'uno. Sì, ma non è che me stanno a fregare. E quindi mantiene una cauta curiosità. Kira se poi mi ha risposto.
Mi sa. Però che cazzo, almeno un dubbio, per trovare qualcosa, per difendere, che stai a fare una cazzata dietro l'altra, stai a devastare la vita di Light. No! Andiamo avanti. Kira, in sostanza, gli dice di sta buona. Puta. Però ti perdono. Vi prometto 1 milione di morti sul lavoro. Le solite cose. Mentre inquadratura a caso ci fanno vedere Chucky. Lampade Gesù Cristiche. Ma quella è la Madonna. Col cuore, tra l'altro, i simbolismi. E poi corre a preparare un video ri-risposta. Ma Kira sta ancora a parlare, no? Ma almeno finisci di vedere il video. Lo ammiri, ma cosa sta a sentire? E finisci sto video! E guardi la pubblicità! Boom! Risposta già arrivata! Ma che davvero? Qua mettono Watari subito che ha W, non gli fanno usare L per fargli credere a Light, no? Già t'ho detto, vabbè, c'è sta, dai, è un'anime più stringente, era una stronzatina. Però era sempre una cosa in più. Se sarà arrabbiato? Forse ci ha creduto, eh? Avrà dei sospetti che la polizia vuole fregare. Stiamo attenti, regà, se stiamo espone a una fase critica. Kira Senpai, grazie per la risposta! Ti seguo da tempo di giro per il profibuta! Ha boccato una cosa che Sanpei si è commosso. Mi sa, regolate, fa la vaga, non fa così. Vabbè, è sincera. È una qualità che Light non ha. Per adesso. Dica ammazzielle per sicurezza, dica ammazzielle per sicurezza, dica ammazzielle per sicurezza. Va bene, non mi frega più niente di L. Mozzarella, ti voglio dare un piampo da sole. Ma questo è un coglione. E dai, e se, sono contento, L. Yeah. Kira Senpai, becchiamoci. Io lo so che tu non hai gli occhi. Light sarta un battito e vorrebbe fargli sarta più di uno al secondo Kira del battito. Terzo Kira. Ma se ne rende conto? Ho fatto trasparire un'emozione? Non sia mai. Ho visto qualcuno? No, so cretini. Bene. Sto pezzo di fango sta parlando degli occhi del Muori nella TV nazionale, ma come cazzo ti viene in mente? Pure io mi ricordo quando vidi sto pezzo. Madonna, Misa no! Ma quanto deve essere scemo uno? Poveretta però, caruccetta, dolcina, sincera. Tutti aggettivi pure a lei, no? Cominciamo, eh? Però anche scema. Gli occhi? Segna, segna gli occhi, è importante. Ma sicuro? Io non credo lo sia. Ma che vuol dire che non ha gli occhi? Ma che Kira è cieco? Arrestate tutti i ciechi residenti in Giappone. Ma quelli dell'Europa dell'Est o i non vedenti? Tutti e due. L si rende conto che questo sta di le cose serie ed è attentissimo / stranitissimo. Meno male che non ha detto Shinigami almeno. Quando ci incontreremo tu mi fai vedere il tuo Shinigami e io il mio Shinigami. Cade mi fa tagliare Light che sto guardando a soggetto. Ma che sta a fare? Ma che cosa gli Shinigami? Ma che cazzo dice questo? E calla, il diabete fulminantissimo. Sono 11 puntate che Todi macanna con sti pasticcini. Guardari pure te un piatto di pasta ogni tanto, portateglielo. È pure colpa tua. Te levo la potestasa. Si è spaccato, stava tutto incriccato. No. Segna! Segna Shinigami, che è importantissimo! Che cazzo vuol dire Shinigami? Pier vocabolario giapponese! Significa Dio del Muori! Ma che gli dèi, il soprannaturale, chiamati Ghostbuster, Patrick Jane, i sensitivi, devo credere a ste cazzate? Tilt vero DL, e te credo. Qua se stava parlando dell'umano scindibile. Bello vede uno come L, un genio razionale che riesce a sgamare tutto perché fa parte della natura, no? Finché parliamo di roba reale, anda a sbattere contro le robe, contro le cose strane, così alla Lovecraft, che gli se stava per sciogliere il cervello. Quindi pure la Task Force viene a sapere degli Shinigami. Che bello, cazzo. Che bello. Ma sta straparlando. Sto dubitando della mia teoria di prima. Forse è solo un impostore. Non esiste un secondo Kira. Sono stati casi, giornalisti. C'aveva ragione Matsuda, regà. Grazie, Light. Grazie. Regolette del Muori. Sul quaderno te puoi avvantaggiare scrivendo prima tutte le cause della morte di qualcuno. E poi il qualcuno. Il libricino del Muori è pratico da usare. Yeah! Penna di ala di Ryuk per scrivere in omaggio. Ma entro 19 giorni.
19. Va a capire perché. E mo rosico lo vado a capire. Wikipedia, 19. Il numero degli angeli guardiani dell'inferno secondo il Corano. Un segno per coloro che hanno ricevuto la scrittura in modo che siano convinti. Può essere, può essere. Oppure il numero di verso e di capitolo in cui l'angelo annuncia a Maria che mo Gesù poppa. 19, 19. Attenzione. Oppure, ma che ne so. Ma nella smorfia il 19 è la risata. Questo, credo sia questo. Se il Death Note è mio ma ci scrivi te, va bene uguale. Comunisti! Ritorniamo da L, tutti giù per telle. Rimetti in una posizione di prima, se no è stupido. Eh? Lui solo in sta posizione intelligente. Ma sei serio, sei? Ma che ne so, lui lo dice. Se è sdraiato c'hai debuff del 40%. Chiediglielo. Sono state le scimmie chimiche. Lo vedi? Il commento della task force a tutto questo è... Gli Shinigami! Come no? Sono amicissimi del Babbo Natale! La meritocrazia in Italia! Ma visto, gli Shinigami! T'avevo detto e c'ha ragione Matsuda! Ma poi esiste una roba del genere? Che strozzata! È vero, Ryuk? Un po' di forte! Quanto medaglia sta puntata? Sta a fa' un casino sto secondo Kira! Ma anche il vero Kira ha usato il termine Dio del Muori! Nelle scritte de morto schioppato! Ma allora sono lo stesso uomo! Usa gli stessi termini! Ma che cazzo dici, Ciro? E che se chiede da solo te incontrasse? Tutta sta baracconata che senso avrebbe? Bravo Light, dillo te che L sta ancora a riavvia. Ok, gli girano le ventole. È tornato col sangue freddo. Ciro, se c'è da assaltare un condominio, te chiamiamo. Se no, dai, l'altra volta hai sbiancato. T'ha sbiancato la capoccia in tutti i sensi proprio. Scusa, hai ragione, non so cosa mi sia preso. Era per farlo capire alla gente a casa. Magari so confusi, mo so due, no? Lo so, tranquillo, sei bravo. So gli sceneggiatori, grazie. Io invece... Ma non potrebbero già essersi incontrati e aver mandato sto video solo per fai vaghi? Oh, questa è già una domanda più intelligente. Ma ancora? No, perché ha detto sti cazzi di L. E invece il vero Kira me vuole morto. Questo Kira non segue veramente i suoi ideali. Vuole solo che lo notici. Segue il suo desiderio personale. Light quindi parte col piano. Dai che la posso salvare. Forse quando dice Shinigami intende il potere di uccidere. Non penso proprio un dio che magari lo segue tutto il giorno, ma dai. Una divinità pagana, state buone che il papa ci scomunica. E lo dice super serio, con lo Shinigami dietro, la faccia di bronzissimo. E questi gli dicono pure: può essere, può essere. Persuasivo. Rileggiamo un po' che abbiamo segnato. Occhi e de del muori. Occhi e de del muori. Muori, occhi. Occhi del muori. Sti punti sono importanti. Vuoi fare un altro comunicato l'humus? No, no, che poi se satura il mercato la gente si rompe le palle, giustamente. Famola sbriga a loro. Il vero Kira non si sarà perso una fidda di sta cosa. Magari ora risponderà lui. Se credici. Se credici. Fossi lui io me starei zitto muto. Anzi, ma che avrei ammazzato Lind. Bravo. Lo aveva sfidato per cortesia, senza le cose. Entusiasta. Non sarebbe una cosa stupida. Ma il secondo Kira vuole incontrare il primo a tutti i costi. È quel tipo de fan, madò. E spinto da questo suo desiderio, potrebbe mandare altre cassettine, rivelando altra robetta, che poi segniamo. Stanno a succedere troppe cose, è un bordello. Stanno a succedere troppe cose, è un bordello. Qualche altro indizio salterà fuori sicuro. Anche dai pacchi, che mo famo analizzare. Oh, vabbè, l'hanno fatto poco dopo, ci sta. Io già t'ho detto che cazzo trovano, quindi va bene. Dai che se stiamo avvicinati. E dai, dai, dai. Shinigami maledetta. Modellismo. No, modella. Misa fa la modella, idol. Pure lei. Oh, non ha capito. Le frasse mesi la Ferelle! Dai, sei bravissima, adesso di sì. Sì. Sì, sì. Sì. Così pare che ti stanno ingroppando. E calla, mo per me mi sei Corinna. Fa attrice, modella, è scema. È Corinna. E infatti spiegone. Ma insomma Ryuk ha lasciato all'umano un altro quaderno. Sì. Ne aveva due. Sì, sì. Incantando il re. Ho detto sì. E tu come ne hai avuti due? Pure tu hai fregato il re. No, no, mica è così scemo il re. Ti stai mica offendendo da sola dicendo di essere più scema di Ryuk? Sì. Ah, almeno sei sincera pure tu. Insomma. Insomma cosa? Come ne hai avuti due? Ah, sì, 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 sì. Allora, perché io so come uccidere un altro Shinigami. E vai col muori? Assassina! Shinississina! Shinimmigrata! Ci rubano le mele! No, no, ma per chi m'ha preso? Io so come fare, perché ne ho visto uno morire. E allora Misa? Dai, Rem! Dimmi come posso ammazzarti! Yeah! E Rem? Va bene! Ma come va bene? Ma tu non devi dirlo a nessuno, eh? Ma che scherzi, sarà una tomba! C'ho pure la croce, ti è... Devi far sì che si innamori di un essere umano.
tu non puoi capire quante domande ho. Non c'è tempo, devi finire la stagione 2 del trono. Primo, come fai tu a far innamorare uno de n'altro? Ma chi sei, il dottor Stranamuori? Cioè, che devi fare? Gli organizzi gli appuntamenti? Ciao, ti presento Giampimbetta Crepamuori. Mi raccomando, vi lascio soli. Cioè, in effetti è un po' complicato come modo. Ma che me state a frebutate? Come si uccide un dio? Io non lo so. Vai, Megara. Secondo, voi non avete gli organi riproduttivi, giusto? Chiariamo un attimo sta storia, a sto punto perdiamoci un po' di tempo, giusto? Oppure voi trombate ed escono gli shinigami neonati? Mi pare strano, eh? Anche dal fatto che non può esistere una scuola dell'obbligo quando siete adolescenti, visto che non sapete un cazzo di questo quaderno, non vi hanno insegnato niente. Giustissimo. Ma tu sei femmina e Ryuk è maschio? Sì, perché? Ma che ne so, è per empatizzare, no? A quelle femmine, a quello è maschio, a quello non si sa. Terzo, com'è possibile che uno shinigami si innamori di un umano, che è il suo cibo in pratica? È come uno che si innamora di una mucca. Guarda che esistono, eh. Sì, ok, vabbè, non è la stessa cosa. Gli umani parlano, ok, ma non dovrebbe essere attratto dalle shinigame? Ma perché amore vero va oltre ste cazzatine, no? Ah, che modo stupendo di uccidere. E mica tanto, soffri pure emotivamente. Vabbè, vai de how to sbragare a dio del muori. How I met my muori. C'era una volta uno shinigami di nome Jealous. Geloso si chiamava. Sì, ma purello. Che guardava tutto il giorno, tutti i giorni, una singola umana. Facciamo che sia romantico, va, perché la storia è bella. Vuglieros dovevano chiamarlo. Ma perché gli voleva bene? Se girava quando doveva andare al bagno, per dire. Ah? E Rem stava là il giorno della morte della suddetta ragazza, mentre Jealous, preoccupatos, voleva vedere come sarebbe andata a finire. E se dava pace. Dai, dai, ti sono vicino. La ragazza camminava da sola de notte. E che cazzo, ste cose no. Ste storie brutte. Insomma, ti amo. Le dichiarazioni belle. Ce sa fa, fratello? Thanks, but no. E allora lui la prende bene, con dignità. È un suo diritto dire no, signorina. Tutto a posto. Sai quanti no si ricevono in vita? Valeva la pena. Beh, grazie. Arrivederci. È un no, mica una cortellata. E invece sì, cortellate. Ma porca puttana. Jealous subito a scrivere il nome di questo. Ma infatti, come ho fatto a non pensarci? Tutto sto casino, potevi farlo prima, no? No, perché noi siamo qui per accorciare la vita degli umani e fregasse la differenza, non per allungargliela e larger your vita. Quello era il destino della ragazza. Jealous sta interferendo con lo spazio, tempo, cosmo, tutte cose. L'universo collassa. Sti cazzi! Jealous salva la ragazza, sacrificandosi. Ah, eroe vero? Se non è amore questo, l'emblema del piccolo angelo. Il fan pazzo muore, eppure lui. How could this happen to me? Si trasforma in polvere, quella che trovi raggrumata sotto al divano, c'ha presente? Quella che sta attaccata a scopa tasci sua, lasciandosi alle spalle soltanto il quaderno. Che me so fregata e t'ho dato a te perché tu sei quella ragazza e quindi ti appartiene per come la vedo io. Secco così, come cerotto. Misa era quella ragazza. Jealous amava lei. Tu non puoi capire quante domande ho. Il 14 inizia il trono, bisogna fare le cose. Primo, ma che te sei fatta la tinta? Cioè qua eri nera con i capelli lunghi, mo sei bionda. Sì, ok. Secondo, ma mi stai dicendo che secondo la proprietà transitiva scinitiva gli anni di Jealous sono passati a lei? Cioè te dico a logica, no? Perché scusa, la sua data, i numeretti che c'ha in testa, sono finiti. Quindi anziché togliergli la vita, gli ha aggiunto i suoi anni a lei, no? E infatti lui li ha consumati finché non si è sciorto. Esatto. E mo quanti anni posso campare? Centinaia. Ma tu Salemme lo puoi chiamare gnappetta? È così o no? Oppure può campare come un umano normale e poi muore di vecchiaia? Non lo so, ditemelo voi perché... Bah, terzo. Ma quindi, in sostanza, Jealous l'ha ucciso Misa. Oddio, raga, metti così. Misa Shinigami di Shinigami. Perché se non ti avessi amata, avrebbe potuto benissimo ucciderlo quel tizio mentre te stava a cortellà, senza morire. Ma siccome ti amava e l'ha fatto per allungarti la vita, ha fallito come dio del muori. Ma allora non potevi ammazzarglielo te che stavi là accanto, che ai tempi non me conoscevi, che te frega. Oddio, raga, metti così. Vabbè, sti cazzi. Che bello. È una cosa in più che posso dire a Kira. Ma ti ho detto un minuto fa che non devi dirla a nessuno. Io sono egoista, faccio come mi pare. L'ha detto pure L. Sono infantile. Infantile. Sono tutti infantili per certo verso di sto anime, eh? Entusiasta. No, no, vabbè, ma lei è infantile, c'ha ragione. Io entusiasta. Senti, ma non è che piaccio pure a te? C'ho un certo ascendente, a quanto pare. Misa, dai, lascia perdere. Sicura? Sì.
chissà cosa farà Akira per incontrarmi. Da quando ho mandato il video è passata già tipo mezz'ora. Cioè, questa non sa aspettare, eh. Forse pure il giorno 2. Mi sa sta buona. Te sei esposta troppo. Dai tempo, Akira. Non mi va di aspettare, uffi. Devo prendere l'iniziativa. Ancora. Questa sta devastando la vita del dio di un nuovo mondo. E non l'ha ancora incontrato. E infatti Light è preoccupatino. Che se continua così, il secondo Kira, quel deficiente, quel maledetto, quel cretino, quel pezzo di merda infantile, se farà cioccà, lo smaschiriranno. Che anche sti cazzi, eh? Ma insieme trovano pure il quaderno che finirebbe in mano alla polizia. Ecco, quello no. Scena quelle incredibili che però ci stanno per far scena. Appunto, è pur sempre uno show. Anche se nel fumetto Light pensa a casa sua. Filler baretto. Sono un filler semplice. È ambientato in un baretto. Misa entra nello stesso baretto dove sta Light. E dove erano andati l'altra volta con elle? Quello dove lavora la tizia filler di Harry Potter. È sempre lo stesso baretto. In tutti i film filler del mondo è sempre questo. E ma... cioè, tu l'hai visto così Light? E c'ha gli occhi del pony. Puoi vedere che non ha la durata vitale scritta sopra. Lo vedi che non dovete fare filler, prendi iniziativa. E poi vabbè, magari non fa caso a tutti, non se ne è accorto, stava messo per così. Però c'è uno che non c'ha la durata rispetto all'altri. Non si vede tutti i giorni, no? Salta all'occhio del buoni. Proverbio famosissimo. Vabbè, se no me va a puttane tutta la puntata dopo. Kira vero? Kira freebooter. Chissà che tipo sei. Fine. Ci vediamo dopo la stagione 8 del trono, regà. Lo so, sono cose brutte, ma dai che passano fretta. Dai.